Ben ritrovati in diretta in nostra compagnia, adesso cambiamo argomento, parliamo di musica, una musica particolare perché parliamo di etno jazz da parte di un gruppo, Back on the Ground, che propone un nuovo disco, ci parla di questa musica, la musica jazz in particolare che sta prendendo piede anche in tutta Napoli, soprattutto tra i giovanissimi. Ne andiamo a parlare con Paolo Palopoli, il chitarrista, buongiorno, buongiorno. E poi il pianista Sergio Furlani, buongiorno. Che saluto. Buongiorno. Allora, prima di iniziare questa intervista però abbiamo un video proprio che ci dà così la possibilità di immergerci in questo nuovo mondo musicale, perché parliamo comunque di una musica rivisitata anche. Un estratto di Orient Express tratto dall'ultimo disco, vediamo. Allora Paolo, un progetto importante, no? Perché racconta un po' anche la nostra terra in qualche modo. Sì, diciamo che noi siamo stati, buongiorno a tutti prima di tutto, siamo stati molto legati alla nostra terra, abbiamo fatto molti dischi etno jazz come giustamente dicevi. Questo qui invece ci siamo un po' discostati da questo, insomma, dai nostri dischi precedenti e abbiamo realizzato un disco, un ritorno alle nostre origini, Back on the Ground, insomma un ritorno alle nostre origini che è un po' la musica con cui siamo un po' cresciuti noi, che è la Ground crucia, inteso proprio come terra, no? Sì, esatto. Esatto, sì, anche diciamo sì, un po' il nostro background, ecco, diciamo così. Quindi uno scenario che un po' si distacca, un disco che segna anche un ritorno, no? La vostra sì, collaborazione. Anche che un po' il titolo, Background, Back on the Ground. Nasce nel 1998 questa nuova collaborazione, quindi con l'input di un nuovo progetto musicale. Sicuramente sì, noi siamo partiti con Paolo, lui è subentrato come chitarrista nel gruppo da me fondato Pat Simile, che seguiva i brani del Pat Metheny Group in giro per i club. Il chitarrista viene meno e Paolo è subentrato con e la sua grande. Come nasce questo input? Qual è lo spunto? Lo spunto per... è il portare avanti il discorso musicale e culturale che secondo noi è importante, c'è il jazz però contaminato con degli stili anche più ritmici di fusion, diciamo così. Il nome è proprio Jazz Fusion che noi portiamo avanti in questo discorso. Peraltro una contaminazione anche tra chitarra e pianoforte, insomma, anche questo è un po' un esperimento. Sì, diciamo che noi siamo un po' il motore del progetto. Poi
come si è potuto vedere anche nel video, siamo parecchi musicisti, anzi 10 in tutto nel disco, e quindi abbiamo utilizzato anche chiaramente il contrabbasso, la batteria, i fiati, quindi sassofono, trombone, tromba, e poi percussioni e chiaramente la voce. Cioè, diciamo, noi abbiamo sempre avuto questa attenzione verso la voce, l'abbiamo sempre un po' inserita, non è musica sempre totalmente strumentale, ma in questo caso abbiamo proprio preferito inserirla proprio con dei brani cantati. Cioè adesso abbiamo sentito un brano strumentale, ma in realtà c'è anche una versione cantata. Sì, sì. Il jazz è una musica che piace molto in America, ci sono tanti appassionati però in America, ma anche in Italia. Qual è lo scenario che si respira, ecco, sul nostro territorio, sicuramente sul territorio nazionale, ma soprattutto nella nostra regione, in Campania? Sì, diciamo che si respira una musica di nicchia. Allora, il jazz si respira un po' dappertutto, non solamente in America, in Italia, pensi anche in Francia, in Inghilterra, perché in realtà è uno stato d'animo di chi vuole poi esprimere questo genere musicale. Qui purtroppo siamo ancora un pochino, noi che facciamo jazz, penalizzati da un discorso di tipo anche gestionale degli spazi per la musica dal vivo, quindi noi in effetti ci rivolgeremo direttamente ai festival e alle rassegne di jazz estive. Anche se forse però, Paolo, non so se è vera questa cosa, insomma, noi la stiamo riscontrando attraverso la trasmissione, c'è un po' una rinascita culturale da questo punto di vista proprio del jazz musicale. Tra l'altro tanti ragazzi stanno di nuovo reinterpretando questo tipo di musica. Sì. Perciò ti chiederei se c'è un cambiamento di rotta da questo punto di vista, se ci stiamo aprendo un po' alla musica colta, tra virgolette. Diciamo che sicuramente hanno influenzato alcune cose, adesso c'è in questo periodo un movimento swing molto forte anche dal punto di vista del ballo, c'è un con Bublé, diciamo, con artisti tipo Michael Bublé, si è un po', fra virgolette, poppizzata, diciamo, la musica jazz, che era vista sempre un attimo come una cosa accademica, invece è una musica popolare, cioè che nasce in America come una musica per la gente. Addirittura poi, ecco, l'era swing era musica ballabile, poi adesso, insomma, si sta un pochino, sì, dal punto di vista forse culturale, sì, dal punto di vista degli spazi dobbiamo ancora lavorare. Certo. Intanto al disco hanno preso parte alcuni musicisti importanti della scena. Sì, come hanno collaborato con noi. Citiamone qualcuno. Enrico Del Gaudio alla batteria, Aldo Vigorito al contrabbasso, Daniele Scannapieco al sassofono, Gianfranco Campagnoli tromba, Raffaele Carotenuto trombone, Salvatore Zannella percussioni, Emilia Zamoner voce e Salvatore Ponte contrabbasso, Domenico Benvenuto batteria, che sono i due musicisti che ci accompagnano in giro nei club e anche nelle rassegne. Esiste ancora il fenomeno dell'improvvisazione nel jazz? Quella è la cosa fondamentale del jazz. Però è facile, è fondamentale per chi riesce, insomma, è l'applauso principale, no? Sì, il jazz, diciamo, prevede, per chi riesce a fare grandi maestri, insomma, lo facevano, no? Sì, ma vabbè, diciamo, il jazz prevede questa cosa, che ogni serata, ogni brano che tu esegui non lo esegui mai allo stesso modo, ovviamente, specialmente nel c'è sempre un po' di sana follia. Sì, diciamo che è un po' un foglio bianco, no? Cioè, poi decidi come non come sai scrivere, mai cosa farai. È importante in questo caso per la sinergia tra sì, i componenti l'interplay, esatto, quello che tu dici sinergia, noi lo chiamiamo interplay. Quel rumore, esatto, quel sentimento, esatto, dove tu ti accordi pian piano, di volta a volta, in crescendo, esatto, assolutamente. Poi è importante partire da una struttura base, che è il brano in se stesso, e da lì per poi sviluppare poi l'improvvisazione. Esatto. Grazie allora a Paolo Palopoli e Sergio Forlani. Io mostro un'ultima volta alla telecamera il vostro ultimo album, perché è importante conoscerlo, ne abbiamo visto anche un estratto video. Perciò in bocca al lupo e viva il lupo. Insomma, tanto successo. Grazie a voi. Grazie. Restate con Mattina 9, pubblicità, adesso le pillole di salute di Espedito Pistone. Abbiamo mangiato tanto? Sì, come fare? Scopriamolo dopo la pubblicità.